Angelo? Senti un po', perché mi hanno aumentato l'affitto? Angelo? 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 Angelo, ma questo carnevale qui sei tu. Hai combattuto con Sugar Ray. Proprio così. E lo potevo pure buttare giù. Se non pigliavo tutti quei cazzotti. Meno male che l'arbitro, un certo Ravelli, ha fermato l'incontro all'ottava. Per ringraziarlo da allora gli mando una bottiglia di Chianti ogni anno. Ma allora se hai incontrato Robinson eri un buon pugile. Perché sei finito a fare il lottatore? Al massimo della forma potevo battermi alla pari con tutti. Però quando finalmente ho avuto la grande occasione... Le gambe erano andate, ero già troppo vecchio. E sono passato alla lotta, e senza lamentarmi troppo. Che risate, mi chiamavano carnevale o carnivoro? Sì, però era un lavoro onesto. E così ho potuto dare a mangiare alla famiglia. A proposito, Dean, perché non ci mangiamo qualche cosa? A panza piena si discorre meglio. Tiene fame? Sempre. Allora assetto. Ecco, vedi, Dean? Questa è una presa che ti può far male, eh? Io la usavo con gli avversari che non volevano stare ai patti. Hai fatto testamento? No, perché? Mo ti spiego. Adesso ti immobilizzo il braccio sinistro, poi con la mano destra, senza che ti lasci mai il collo, ti acchiappo l'orecchio e stringo bene bene. Ti chiudo dentro a una specie di morsa, così più provi a liberarti e più la presa si stringe. Hai capito? Okay. Adesso basta che mi piego. Ti ho detto che ho capito, basta, basta. Insegni questo giochetto a tutti quelli che protestano per l'affitto. Angelo, questo aumento non ci voleva. I soldi non bastano mai, ho una moglie e questo figlio. Tieni un bello guaglione, tutto si aggiusta. Tu l'avviso non l'hai ricevuto. Il padrone aspetterà. Grazie. Senti, ti chiami Costello. Mi pare proprio un cognome italiano. Sei italiano? Sì, italiana metà. E per l'altra metà? Che sì? Irlandese. Paesà, allora. Beh, se ti serve qualche cosa, ricordati che c'è Angelo. Me lo ricorderò, Angelo. Grazie. E dica. Che succede? Che vi ha fatto quello lì? Qualcuno ha fottuto a Spider tutti i suoi risparmi. No, ma guarda che stronzo. No, ridagli il mio portafoglio. Basta, ragazzi, basta. Ci penso io a questo qui. Ho visto una macchina della polizia dietro l'angolo. Tornate. Dai, forza, sparito. Alzate, ti ho detto di alzarti. Se vieni ancora a fare il furbo da queste parti, sono cazzi tuoi. Adesso vattene. No, amico, io aspetto i poliziotti e li denuncio. Sì, da... cerca di capire. Non c'è nessun poliziotto dietro l'angolo, vattene. Mi hai detto che stanno arrivando. Ma farti fottere lontano da qui! Corri! E cerca di non farti più vedere da queste parti, è chiaro? Va bene! Ecco, bravo, corri, corri! Ah, senti, Luca, scala il macellaio. Vuole puntare 20 dollari sui Celtics. Va buono. Queste sono le scommesse di oggi. Non si dice scommesse, si dice fiocchi. Ah, scusa, fiocchi. Io ho recuperato i soldi che ti dovevano io. Gli ho messo un po' di paura. Hai fatto un buon lavoro. Bravo guaglione. D'ora in poi ci pensate tu e Dean al recupero crediti. Lavorerete a percentuali. Mickey e Gas vanno fuori dai coglioni. Sono già troppe volte che mi combinano a casini. Te la senti? Certo che me la senti. Sono sbirre in giro?
Sì, Spider, gli ho detto tutto. Il tuo indirizzo, numero di telefono e a che ora ti trovano a casa. Di un po', cosa è successo alla tua stecca? Si è fatta male? Almeno ho recuperato i miei 50 dollari. Ho sentito che tu e Manny siete entrati in affari. I nuovi castigatori. Aldo, certe volte mi fai paura, sai le cose ancora prima che succedano. Scusate, ma ora ho da fare. Tra un po' quei due soldi gli usciranno dalle orecchie. Siamo sì, troppo forti, sì, siamo troppo forti. Troppo quel nieto se l'è fatto sotto dalla paura. No, fermo. Sei troppo veloce per me. Ecco, qui c'è la lista dei crediti. Ci sta scritto tutto quello che mi serve. Ci sta scritto dove potete trovare la gente che deve pagare e quanto deve pagare. E non fatevi fottere. Tireranno fuori un sacco di scuse. Vedrete. Non ti preoccupare. Ma guarda. Oh, è pazzesco. Guarda qua, Manny. Io me la sono vista brutta quella volta che ti dovevo dei soldi. Ora tocca a noi, Manny. Ce l'abbiamo fatta, finalmente. Era ora. Adesso te lo posso dire. Mi ero davvero stufato di andare in giro solo a raccogliere le tue scommesse. I fiocchetti. Giusto. Sì, è vero. Voglio al telefono. Sì, vengo, scusa. Tiene guai a casa. Sì, però non è niente di grave. Lucy, lo sai che non mi devi chiamare qui, no? Sì, sì, ho già capito. Non voglio più sentire questa storia. I dottori hanno torto. Sì, sì, lo so. Ma non ci capiscono niente. Sono tutti degli stronzi. Sì, sì, adesso vengo, non uscire. Non ti muovere, capito? Non è niente di grave, vero? Shane deve avere qualcosa. Tu lo sai come sono fatti i bambini, no? Non ti scordare degli affari. No, non c'è pericolo. Gli affari sono affari. Sta tranquillo. Dove stai? In camera sua. È peggiorato, io non so più che accidenti fare. Che cosa ti dicevo? D'accordo. Allora cambieremo dottore. Shane. Shane. Che cosa ti succede? Guarda un po' qua, Sonny. Luca mi ha dato questo. Tu quale preferisci? Io non la voglio neanche vedere, quella merda. Lo sai come la penso. Se te la porti dietro, finisci per usarla. Beh, logico. Ma io non sono fatto così, lo sai, no? Sì, lo so, ma a me piace. Falla via. Logi e fratelli, nessuno ci può fermare. Forza, buttala giù. Dai. L'ho presa la lettera, eh? Meno male che a caso la TV via cavo. Cazzo, con questo affare ci puoi far fuori qualcuno. Hai capito il concetto, coglione? Fatto. Sì, va. Al nostro futuro, fratello. Al nostro futuro, socio. Nessuno ci può fermare! Dove corri? Sforzo! Torna qui!
Guarda, guarda. Quel dritto di Tony Giacobazzi va di fretta, eh? Ciao, come va? Non puoi andare in giro così, sei troppo sexy. Hai una linea perfetta. E sei leggero come una piuma. Basta, ragazzi, dateci un taglio. Ridatemi i pantaloni. E non dire più bugie. Povero Stone. Ridatemi i pantaloni! Che figura di merda. Mi volete lasciare in mutande? Quasi quasi me li tengo, forse mi stanno bene, che dici? Rivolgo i miei pantaloni! Ah sì, sta zitto, Tony, prendi. Contento? No. Essere volgare. Taran, 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 parapapam, parapapam. Via di qui! Bello spettacolo, eh? Arriva Dolci? Hai visto? Mi sta guardando. Ti sbagli, sta guardando me, ha gli occhi storti. Dammi una moneta, metto un po' di musica. Voglio sentire Frank Sinatra. Quanto sei romantico. Dove siete stati in questi due giorni? Sa che una pattuglia e un'ambulanza sono andate a casa di Solomon. Mickey, me lo vuoi spiegare? Cosa? Cosa vuoi che ti spieghi? Quel figlio di puttana non paga. Ogni volta che vado lì non fa che dirmi un sacco di stronzate. Allora io mi stufo di essere preso per il culo. E do a quel coglione la lezione che si merita. C'era pure la moglie. Sì, c'era. Parla. No, niente, l'ho perquisita. Te la sei fatta! Non ti ci voglio più con me, Mickey. Vattene. Manny e Dean prendono il vostro posto. Quella donna ti ha già denunciato. E se pensi che ti aiuto pure questa volta, ti sbagli di grosso. Senti, non ti devi preoccupare di niente. So già chi mi darà una mano. Antangere mi ha detto che... E che gliene fotte a lui? Sarà Antangeli il primo a buttarti a mare. Sei ricercato per lesioni e violenza carnale. Ti c'entra in quella testa di cazzo che tieni? Io la moglie non l'ho violentata. È stata lei che mi ha provocato. Ci ha provato pure con me. Hai visto, Manny? La merda è uscita fuori dal cesso. Ehi, Gas. Guarda che bei pupazzi. Che dici, li compriamo? Luca, il locale è un po' sporco. Diamo una pulitina? Questi due li ho già visti, con la borsetta e tacchi a spillo. Ragazze, l'uscita è da quella parte, prego. Ho una cosa che mi pesa. Ehi, adesso basta. Un pezzo pure per te, lo vuoi? Ita mort! Fuori dai coglioni, voi due! Sì, ce ne andiamo, ce ne andiamo. Faccia di culo. Noi due ci rivediamo. Sì, qua. Tanto sai dove ritrovarmi, sacco di merda. Ehi, lasci piano con quelle tenute. C'è tua moglie al telefono. Sì, vengo. Ti ringrazio. Sì, Lucy, che c'è? Ma questi test non dovrebbe averglieli fatti l'altro dottore? È vero, ma quella ragazza, Stephanie Bloom, è molto competente. Sta per laurearsi all'Università Statale di New York con una tesi sui disturbi comportamentali. Comunque potete sempre sentire un altro parere. Ne abbiamo già sentiti 5, se è per questo. Allora, Shane, adesso prendi il triangolo e lo metti nel buco triangolare. Guarda come si fa, Shane. Proviamo con un'altra figura. Ecco, prendi il rettangolo. Coraggio. Ascolta, Shane, Shane. Shane ha 3 anni e mezzo, ma si comporta e reagisce come un bambino di 11 o 12 mesi. E, a giudicare da tutto quello che mi avete detto, temo che non ci siano dubbi. Vostro figlio è autistico.
Basta così, Stephanie. Mi metterò i dati nel computer. Porti il bambino nel mio studio. Cosa pensa di fare? Sinceramente, per il momento non c'è molto che io possa fare. I suoi schemi comportamentali si stanno ancora formando. Posso solo dirvi... Di riportarlo fra un anno e di osservare nel frattempo il suo comportamento. Dico bene, dottore? Sì. Temo di sì. Signora Costello! Dean, aspetta! Le posso parlare? La prego di scusare mio marito. Non si preoccupi, signora. Le ruberò soltanto un attimo. Vorrei che mi permettesse di seguire Shane, tutto qui. Seguirlo? Ma non avete detto che non c'è niente da fare? Questo l'ha detto il dottore, non io. La prego, mi permetta di venire tutti i pomeriggi a lavorare sul bambino, con il suo aiuto, è chiaro? Cosa vuole in cambio? Il pranzo. Dai, Lucy! Senta, ne devo prima parlare con Dean, ma le telefonerò, d'accordo? La ringrazio. Lucy, cammina! È da quando siamo usciti da là che non ha più bocca. Cos'hai? Prima che ci sposassimo continuavi a uscire anche con altri uomini, giusto? Dove vuoi arrivare? Per favore non ricominciare, lo sai che gli altri non contavano niente per me. Dean, sei tu il padre. Non c'è niente da fare, mettiti il cuore in pace. Cominciamo. Shane mostra chiaramente i classici sintomi dell'autismo. Incapacità di rapportarsi o interagire con gli altri. La parola è assente. Rifiuta ostinatamente di lasciarsi abbracciare. Il bambino è chiuso nel suo mondo. Sì, Shane. A un certo punto della tua vita ci hai mandati tutti a quel paese. Il nostro obiettivo è riaprire tutte le porte che hai chiuso. Guardarci negli occhi. La tappa fondamentale di questo lungo viaggio sarà il contatto visivo. Fermo! Un momento, per piacere. Io te l'avevo detto di stargli lontano, no? A te dietro, perché non hai voluto darmi lei. Gli devo dare un sacco di soldi. Antalgeri ha già mandato i suoi scagnozzi. A Chiara. Per favore, Luca, tu gli devi parlare. Mi ha già fatto delle minacce, ti prego, parla con lui. È inutile. Con Antalgeri non si scherza. Se non obbedisce le sue regole, sei fottuto. E poi guarda come sta combinato. Ho paura, Luca, ho tanta paura. Se non tieni i soldi da dargli, puoi fare una cosa sola. Scappa!
Credevo che Luca fosse un intoccabile. Finché è in galera ha incaricato me di tenergli d'occhio il bar. Bel colpo. Indovina chi mi ha telefonato oggi, quel dritto di Antangeli. È lui che fa da banca a Luca, lo sapevi? Quel figlio di puttana controlla tutti, compreso il sottoscritto. Gli ha detto... Oltre al giro di Luca, d'ora in poi dovrai guardare anche i miei affari, è gratis, mi sono spiegato? Quello stronzo si crede di essere Don Vito Corleone. Ha detto che vuole riorganizzare un po' tutto. Ecco perché ha fottuto Luca. E Antangeli ti ha detto che ha fatto arrestare Luca? No, ma io lo so che è stato lui. Non l'avevo pensata così, Dean. Non voglio fargli da fattorino tutta la vita. Perciò, se devo avere tante rogne, allora ci voglio guadagnare un bel po'. Basta che lui non sappia niente. Giusto? Sì, giusto. D'accordo, d'accordo. Siamo fratelli e soci fino in fondo. Fino in fondo? Fino in fondo, per la vita. Beh. Shane, guarda che bel chicco d'uva. Guarda che bel chicco, Shane. Lucy, sono arrivato. Entra, Paco, sono quasi pronta. Ciao, bella, come va? Perché non ti trasferisci qui? Ma che hai? Coraggio, sì. Mi spieghi perché dovrei stare zitto? Cos'è, stiamo in chiesa per caso? Che succede? Stai dicendo messa, bella cosciona. Senta, mi tolga le mani di dosso. Shane, vuoi stare zitto un momento? Allora, facciamo quattro chiacchiere? Vuole lasciarci in pace. Altrimenti che fai? Mi fai dare un sacco di botte da qualcuno? Magari dal padre di questo piccolo scemo. È uno che castiga, dicono. Ma io lo posso schiacciare così, come un insetto. Shane non è un piccolo scemo. Ah, sul serio? Sì, è suo padre. Se lo vuole sapere, è esattamente come lei. Sì, voi siete due insetti. E adesso se ne vada, perché ho da fare. Cos'è questo casino? Niente. Niente. Ti aspetto in macchina. Ci vediamo. Bene. Non è niente, Shane. Senta, me la toglie una curiosità. Dica. Da quando viene qui non porta più l'anello di fidanzamento. Questi non sono affari suoi. Ormai è più di un mese che viene qui, dico bene? Mm-hmm. E Shane è rimasto uguale. Beh, io non ce la voglio più a casa mia. No, Lucy, ragioni. Non può fare a Shane una cosa del genere. Finalmente si sta abituando a me. Stiamo per arrivare al contatto visivo, d'accordo? Stia a sentire. Lei da oggi in questa casa non ci deve mettere più piede. Dean, passi al bar più tardi. No, Manny. Stasera sono proprio cotto, me ne vado a letto presto. Andiamo a spremere quegli stronzi e poi me ne vado a casa. A lui si farà piacere. Sì. Sì. Ehi, guardate un po' chi arriva. Preparate i soldi, ragazzi.
Dino, aspetta. Ascolta. Non ti scaldare. Non fare pazzia, d'accordo? Adesso tu, Paco, ti rivesti e te ne vai fuori da casa mia. E porti con te questa troia. Troia? Ma vaffanculo. Mi lasci qui da sola tutto il santo giorno con tuo figlio. Ah già, ma forse non è tuo figlio. È questo che vuoi sentirti dire? Vuoi anche sapere con quanti uomini l'ho scopato? Vuoi saperlo? Lascialo perdere. Non stuzzicarlo. Quello è capace di tornare. Sta tranquillo, Paco non torna. Ha una paura fottuta di te. È chiaro. Paura di me? Garantito. Se l'è fatta sotto per me. Adios. Spiegami che è successo a Shane. E tu spiegami perché mi lasci qui da sola notte e giorno. Shane è pieno di lividi. Dimmi che gli avete fatto. Io non gli ho fatto proprio niente. Lasciami stare. È stato... quel pezzo di merda. Paco lo ha solo fatto stare buono. È stato quel figlio di puttana, eh? Ascolta, Dino. Vattene. Tra noi è finita. Finita! Attenti ragazzi, va qua in piattaforma stasera. Ciao amico, ciao finocchione. Eh no, ma Paco non lo ferma nessuno stasera. Eh sì, dovete stare molto attenti perché Paco ha il pugno proibito. Vieni qui, stronzo. Sei matto? Quello lavora per Luca. Come ti senti, Paco? È così che hai fatto a mio figlio? E smettila di frignare. Allora, vediamo che cosa fare quando piange. Ecco qui, giocattoli, giochetti, viaggi, emergenze, la pagina 98. Va a star zitto col bambino! All'inferno. Sì, amico, va all'inferno. Vediamo, vediamo. Adesso basta! Io lavoro tutta la notte! Ho bisogno di dormire, capito? Senti! Se vieni giù un momento, vedrai che ti ci metto io a dormire! Tutti questi libri di merda dicono solo un mucchio di stronzate!
Ah, sì, eh? Entra. Forza, entra! Salve. Ehi, aspetti un momento. Angelo, me lo tieni un momento? Eccomelo. Ah, grazie. Allora. Ah, scusa. Sì, sì, non ti preoccupare. Ehi, ehi! Aspetti! Dove corre? Rallenti un po', aspetti! Ma, aspetti, ho detto! Mi lasci in pace, chiamo la polizia! Cosa? Polizia! Per favore, non faccia così, aspetti un momento. Se le facciamo tanto schifo... Perché è tornata da noi? Ero tornata per parlarvi, per cercare di convincervi a lasciarmi lavorare ancora su Shane. Ero pronta a tutto, a discutere, a supplicarvi se necessario. In modo civile, però, non a bastonate. Ma mi rifiuto di continuare a venire solo per aspetti, essere salita. Aspetti, mi faccia capire. Chi le proibisce di lavorare su Shane? Chi gliel'ha detto? Me l'ha spiegato molto chiaramente sua moglie. L'ho cacciata discorso. Via. Non lo stava aiutando? Certo. Non è che lo stava usando come cavia per le sue ricerche, eh? Come fa a dire certe cose? Lei non ha idea di quello che stavo facendo, né di quello che ho dovuto mandar giù. Accuse assurde da parte di sua moglie, proposte oscene da parte del suo amico. Io cerco di aiutarvi e mi ritrovo in mezzo a un manicomio. Non vi sopporto più! Ehi, ha fame? Che cosa? Andiamo a mangiare qualcosa. Quelli che vivono in questo quartiere non se ne vogliono andare perché qui si sentono più sicuri. Sono tutti figli di emigranti. E lei è come loro? Va bene qui? Sì, sì. Beh, veramente io ho sempre sognato di andarmene in giro in macchina per tutto il paese. Ma non volevo farlo da sola. Cercava il suo Nick Cassidy. E chi è? È uno dei personaggi di un famoso romanzo, intitolato Sulla strada. È una specie di moderno cowboy che se ne va in giro dappertutto con il suo amico Jack Kerouac. Fantastico. Sicuramente non era di questo quartiere. Allora, vediamo un po'. Ascolti, dunque, Dean. Abbiamo... Dean, io ho una mezza idea del mestiere che fa e non lo approvo affatto. Una mezza idea? Cosa... Io mi devo guadagnare da vivere. Ah sì, perché questo lei lo chiama vivere. Vediamo di capirci. Lei bazzica questo quartiere da quanto? Da un mesetto e già pensa di aver capito come si campa qui. Io so solo che ci sono leggi da rispettare e poliziotti che leggi. Le applicano. Poliziotti, deve sapere che da queste parti la differenza tra uno sbirro e un delinquente è così sottile che certe volte neanche si vede. Sì, ma i poliziotti non vanno in giro a picchiare la gente. Lo dice lei. Dobbiamo parlare di Shane. Sì. I dottori non vogliono occuparsi di bambini autistici. Questo perché non possono prescrivere farmaci miracolosi né fare clamorosi interventi chirurgici. Uno come Shane li fa sentire del tutto impotente. Lo credo. Così i dottori consigliano di aspettare, ma io non sono d'accordo. Ci sarebbe una terapia che ha una percentuale di successi incoraggiante, ma richiede l'apporto di entrambi i genitori. Nel nostro caso, vista la situazione, dovremmo arrangiarci solo con lei, ma badi, è indispensabile che dedichi a suo figlio tutto il tempo che può. Se la sente. Sì. Me la sento. Allora. Qui di genitore ce n'è uno solo, quindi dovrà faticare in doppio. Deve ristabilire il contatto fra voi. Lui le sarà ostile, ma in realtà lo vuole. Gli serve per sopravvivere, perciò anche se la respingerà, non dovrà scoraggiarsi. Si chiama terapia dell'abbraccio forzato. D'accordo. Allora, si sieda qui. Vieni, Shane. Bravo bambino. Ecco, in braccio a papà. Adesso lo abbracci. Coraggio, lo abbracci, Dean. Adesso gli sorrida. Gli sorrida. Gli dica delle cose. Sia protettivo. Attraverso di lei deve capire che è desiderato. Va bene. Shane, io sono qui vicino a te. Sono qui per farti guarire.
Non si preoccupi, Tim. Non si preoccupi se resiste, riparli dolcemente. Gli faccia sentire il suo calore. Cerchi di stabilire il contatto visivo. Sì, sì, non capisco, forse sbaglio, ma ho l'impressione di fargli male. No, cerchi di calmarlo, ma non si stacchi da lui. D'accordo. Shane. Gli dica che gli vuole bene. D'accordo, io ti voglio bene. Va bene, riproviamo. Non ti chiudere, Shane. Non ti chiudere, andremo a vedere il mondo insieme. Può essere molto bello, sai. Ci sono i parchi, ci sono i boschi, ci sono le spiagge. Ti porterò una partita di baseball. Sì, Shane, un giorno ci andremo e tu prenderai una palla fuori campo e la darai al tuo papà, va bene? La verità è che puoi fare quello che vuoi. Basta che mi fai un segno. Non te ne andare via. Hai avuto notizie di Lucy? È andata a casa di sua madre a Detroit. Ah sì? Sì, in fondo è stata la cosa migliore per tutti e due. E come vanno le cose così? Non mi posso lamentare. Con chi dobbiamo parlare? Con uno dei meccanici. Però lui. Che cazzo sei venuto a fare, Manny, eh? Te l'ho detto al telefono che non ci sto. Ho sempre pagato $1,000 per una macchina. Perciò se tu e Antangeli avete deciso di alzare il prezzo, potete andare da qualche altra parte. Mi sono spiegato? Parte, gli affari ti vanno bene. Le macchine da demolire che ti mandiamo sono il doppio. Perché le cose devono andare meglio solo a te? No, da me non avrete un centesimo in più. E adesso alzate il culo e sparite. Senti, Bart, si è fatto tardi. Noi abbiamo un pottio di cose da fare. Perciò non ci va di perdere tempo. Senti, ragazzo, tu sei troppo nervoso. Hai capito? Vuoi una bella ripassata, eh? Vuoi una bella ripassata? Fammi vedere cosa fare. Pronto! Dai. E un'altra volta non venite più a rompermi i coglioni! Se è così che mi dai una mano, posso fare le cose da solo. Ascolta bene. Io torno qui domani, pezzo di merda. E se non mi dai quello che ti ho chiesto, ti riduco come uno dei tuoi rottami, hai capito? Io faccio fatica a capire perché devo spaccare la testa agli altri o rischiare che spacchino la mia solo per difendere i cazzi al... Il nostro mestiere, dimmi. C'è sempre un rischio quando vuoi sfilare i soldi a qualcuno. Così gira il mondo. Sì, le piante bisogna curarle, aiutarle a crescere, ma poi ti danno soddisfazione. Lo sai questo? Angelo? Che? Quando escono i fichi? Quell'albero lo piantai quando nacque mio figlio. È vecchio, ormai non dà più frutti. A proposito, Angelo, hai più avuto notizie dei vigni? Sì, qualche tempo fa, sì. Ma lui oramai... Tiene molto che fare, tiene. Sì, lo sapevi che è stato fatto vicepresidente della società? Però con te si comporta male. No, ma che stai dicendo? Tu non hai capito proprio niente. Ormai lui è un vero pezzo grosso. Così la moglie deve ricevere gente a casa, allora ha paura che lì da loro io mi sentirei un po' fuori posto. Hai capito, mo? No, ma che dici? Secondo me invece hanno torto marcia. Tu la tua parte l'hai fatta, e come? L'hai mandato all'università, l'hai aiutato a cominciare. Adesso è naturale che lui deve pensare a te. Questo davvero non lo capisco. Perché non ti invitano a stare un po' da loro giù in Florida? Non lo so.
Forse stanno un po' a corto di soldi. È possibile, sai. Quando si fa quella vita le spese diventano assai. Hanno appena comprato una casa bellissima. Ciao bella! Vieni a fare un giretto con noi, dai! No, andiamo a divertirci, dai! Ma dai che ti piace! Ci facciamo un sacco di risate! Giochiamo il dottore! Ma dove va? Tanto là! Dai, fammi bere un po' di latte, super! Hai sete? Tieni! Figlia di puttana! Dove vai, stronzo? Andiamole una lezione! Porta, vale dietro! Cazzo sei? La signorina dice che hai un faro rotto. Ah, fermo! Adesso è rotto. Che cazzo vuoi? Sì, è vero, ho sbagliato, scusate tanto, ma adesso rimetto le cose a posto. Ma che fai? Sei morto? Sono dentro le corna di tuo padre, bruciato. Sono di puttana! Dai, vieni fuori. Vaffanculo, capito? Vaffanculo! Dove andate? C'è un bel parcheggio libero giusto qui. Fatti una sega! Rotto! Hai imparato. Per chi mi avevi preso? Scusa tanto. Ha comprato sulla strada. Si è messo a leggere. Steve, vieni un po' qua. Assettati un momento. Ti faccio vedere una cosa, Ha richiesto questi opuscoli informativi. Guarda qua, sono arrivati ieri. Dal Montclair College. Incredibile. Mm-hmm. È fantastico. E non è tutto, aspetta. Egregio signor Costello. Guarda qua, lo teneva nascosto. Il potere della parola. Mm-hmm. Ma insomma, non hai ancora capito che il merito è tutto tuo. È così. Dean è nato per lottare. Però prima di conoscere a te, lui lottava sempre per cose sbagliate. Con te lui può fare molti progressi. E credo che pure lui può essere utile a te. Però, Stevie, tu ti devi sforzare di capire un po' meglio come è fatto il suo mondo, capisci? Se vuoi riuscire a capire fino in fondo come è fatto lui. Spiegami. Devo vedere cos'è. Forza Maria, apri la porta. José no está. José. José no está aquí. Ciao Manny. José, le dije que estábamos cerrados. Cállate Maria. Manny, ¿cómo estás, Mi amigo. ¿Qué pasa, Manny? ¿Por qué sei venuto aquí? José paga siempre, questo lo sai, no? Sì, sì. Un hombre tiene que pagar i suoi debiti di gioco. Senti, amico, noi non lavoriamo solo per voi. Adesso lavoriamo anche per Antangeli, ho reso l'idea. Senti, José, tu ci tieni a tuo locale, no? No es bueno, no es bueno para ti trabajar por Antangeli, entiende? Sta zitto! Paga e basta. Signor. Por favor, déjanos tranquilos. Señor, no tenemos dinero. No tenemos. Mira, señor. Por favor, déjanos en paz. D'accordo. Ven. Forza, andiamo via. Aspetta un momento. Che casini mi combini? Sono cazzi miei, d'accordo? Quelli te li levo dalla tua stecca. 12ª settimana. C'è aria di cambiamento, qualcosa me lo dice. La quiete prima della tempesta. Vedi, Shane, papà è ancora qui con te. Non ti lascerò mai più, te lo prometto. Ma quella cosa che ti porti dentro io non gliela do vinta. Ehi, fagli vedere chi sei a quella cosa. Digli che con noi rischia di finire male.
Digli che qui non c'è posto per tutti e tre e che io non mi arrendo. Ce la metterò tutta. Perché ti voglio bene, Shane. Guarda, Stephanie. Che ne dici, eh? In fondo non ho una faccia così orrenda. Ecco, bravo. Sì, così bravo. Sì, Angelo, la vita è proprio bella. Devo dirtelo, Manny, questa cosa non mi piace. E anch'io credevo che gli affari di Antangeli arrivassero così lontano. Dunque questo slick shot deve dare ad Antangeli 5.000 dollari, giusto? Giusto. E secondo te l'unico modo per levarglieli è far finta di vendergli una partita di coca? Antangeli mi ha detto che questo tizio farebbe qualsiasi cosa per un tiro. Sei pronto? Sicuro. Dai. La sfanghiamo. Entra pure, Manny. No, dopo di te. No, no, insisto, passa per prima. Prima tu, socio. Troppo gentile. Avete 10 secondi per uscire di qui. Che paura. Sei cattivo, eh? Voglio far presto. Io sto cercando un mio vecchio amico, Slick Shot. Il tempo è scaduto, bello. Avanti, figlio di puttana. Di quello che devi dire è subito. Voglio parlare con Slick Shot. Chi cazzo sei? Io sono chi cazzo mi pare, soddisfatto. E sono anche uno che non ha tanta pazienza. Sì, d'accordo. Ho capito. Si tratta di una cosa semplice, ho della roba da vendere. Non mi piace sentire stronzate. Voglio sentire cifre precise. Prendo mezzo chilo di coca, 10.000. Ce l'hai con te? Non sono nato ieri, non fratello. Dire stronzate, rispondi sì o no. Guarda, guarda. Allora, dov'è la roba? Se questo gorilla mi lascia pa. Nel bagagliaio di un'auto, parcheggiata a Union City. Non sono scemo, ragazzo. Non tiro fuori 10.000 dollari per qualcosa che sta a Union City. Allora, dacci la metà. E l'altra metà quando torniamo. Quanto vi dovrei dare adesso?
5.000 dollari. Ho ancora visto il grano, Slickshot. Ah sì, hai ragione. Dammi un po' i 5.000. Ci sono tutti? Fidati. Mi fido. Per il momento questi li tengo io. Te li do quando vedo la roba. Dai, muoviamoci. Ehi, che cazzo fa? Tu resti qui, piccolo. Ehi, fratello. Socio. Aiutami, Dean! Prendi la pistola! Ci sto provando! Fermo, dove sei? Butta quella cazzo di pistola! Cazzo! Ti piace giocare alla guerra, eh? Dove stanno i soldi? Ce li ha lui i soldi, forza, prendili, muoviamoci! Non perdiamo tempo, andiamo! No, questo non ce l'ha! Dean! Coraggio, andiamo! Te l'avevo detto che non mi piaceva. Vorrebbero dei punti, ma non posso andare all'ospedale. A momenti l'ammazzavo. Però non l'hai ammazzato, no? Giusto? Fuma. A buon rendere. Io lo so che ti ha fatto impressione sparare a quello. Però nessuno là ci conosceva. Nessuno. Non ci beccheranno mai. Comunque una cosa è certa, Dean. Io mi ammazzo piuttosto che andare dentro. No, amico, te l'assicuro, io dentro non ci vado. Il problema non è questo, Manny. Il fatto è che io non posso più rischiare tutto. Io la devo sfangare per Shane. Lui ha solo me a coprirgli le spalle e a evitargli di passare le giornate in mezzo alla strada, perché io so che cosa vuol dire. Dove cazzo vorresti arrivare? Manny, vedi, io ho grandissime speranze per mio figlio. È fuori di testa. È una cosa che fa paura. E non lo posso riacchiappare se continuo questa vita di merda. Sono idee di quella là. Ascolta, Dean. I dottori e le fichette dei quartieri alti non c'entrano niente con noi. Ti riempiono la testa di stronza. Cazzo, insieme possiamo diventare i padroni di queste strade. È inutile, io non la vedo così. Il bambino ha bisogno di me. E io devo essere pulito. Tu, se vuoi, vieni pure con me. Ma io mollo il colpo. Ma che cazzo di intenzioni hai? Mi ci gioco la faccia in questa storia, lo capisci? Beh, io mollo! Tu vai dove vado io, non mi puoi scaricare! Vuoi vedere? Non
Sant'Angeli è potente. Io resto con lui. E anch'io diventerò potente come lui. Ti auguro di non morire di fame, Dean! Manny! Sta attento! Sta molto attento con Sant'Angeli. Grazie per il consiglio. Non gli darò mai le spalle. Il prossimo traguardo è la parola. Come riuscire a farlo parlare? Vorrei poter fare qualcosa di più per Shane. Dean si comporta benissimo. È paziente e comprensivo. E sa tener testa al suo bambino. Con una tale profusione di affetto. Non hai fatto menzione dei precedenti impieghi. Perché? Non ero assunto regolarmente. Che ti sei fatto qui? Sono caduto. È più di una settimana che cerco lavoro. Io non faccio storie, voglio solo guadagnare un po' di soldi puliti. Va bene, ho capito, ci qui fuori. Ma insomma, non c'è mai niente per me. C'è un lavoro qui che non vuole fare nessuno. L'hai detto tu che non fai storie, no? Se è così, il posto è tuo. Va bene, dove vado? Ti faccio una proposta. Perché non lo parcheggiamo davanti a casa mia? Prendi i cartoni ancora buoni e caricali sull'altro camion. Sì, va bene. Quando hai fatto, torna da me. Lo sai, Stefano, sei molto meglio di tutte le ragazze con cui sono stato. Eppure loro hanno qualcuno e tu sei sola. È perché le esperienze ti rendono più selettiva. Io sono stata fidanzata. Però lui non riusciva a capire perché mi ostinassi a voler fare un lavoro che non rendeva soldi. E così... per quasi un anno ha provato a farmi smettere. Io non ho voluto e allora lui mi ha lasciata. Non mi dispiace neanche un po', perché da quello che dici mi sa che era uno stronzo. Siamo cresciuti insieme. Grazie.
Le nostre famiglie e i nostri amici non riescono ancora a capire perché non ho voluto passare tutta la mia vita con la sola preoccupazione di fare shopping e farmi bella per mio marito. I miei ancora mi stanno addosso. Quando qualcuno dà addosso a me, io lo distruggo. E io scappo. Ah, fa caldo stasera. Sì. Voglio, statemi a sentire. Io sono Vecchiarillo. E ho capito che è arrivata l'ora che vi distraete un poco. A Shane ci penso io. Lo porto giù da me e quando tornate ve lo ripigliate. Eh? Coraggio, andate a divertirvi. Dai. Grazie. Ciao, fenomeno. Andate a respirare un poco d'aria fresca. Grazie, Angelo. Ciao. Che bello qui. Hai la chiave? Non l'hai portata tu? Accidenti, l'ho dimenticata. Allora usiamo il vecchio sistema. Così venivi sempre qui da ragazzino, eh? Sì, ma a quei tempi ci passavo meglio. È stupendo. Però, scusa, nessuno ci ha dato il permesso di entrare. Non c'è il rischio che la polizia ci butti fuori? Sì, sì, è molto probabile. Però in una notte come questa si può anche fare una pazzia. Ah, siamo in vena di pazzie. E adesso guarda. Che cosa? Taran! Accidenti! Che meraviglia! Sai, io e il mio amico Manny, lui è come un fratello per me. Mm-hmm. Portavamo qui tutte le nostre... Ragazze? Portavate qui le vostre ragazze? Beh, ecco. Mm? Sì, è vero. Però solo quelle importanti. Allora? Ti voglio raccontare di me e di Manny. Non ce n'è bisogno. Angelo mi ha raccontato tutto. Ah, sì, bravo Angelo. Ehi, Stefani, che stai facendo? Quella è più matta di me. Però quasi quasi. Così hai parlato con Angelo senza dirmi niente. Mi pare di sentirlo. Dino è un bravo guaglione. Credo anch'io. Ma il Dean che conosco io è un ragazzo molto più buono, più affettuoso e ambizioso. Non è un delinquente. Sì, però il vecchio Dean è sempre lì, pronto a uscire fuori e a colpire. Sono sicura che accetterà e amerà il nuovo Dean. Come lo amo io. Bella come sei. Non ti ha ancora messo il laccio nessuno, è pazzesco. Io ti amo, Stephanie. Thank you.
brutta. Viva! Tutto a posto, Bob? Quanta bella ciccia stasera. La spassiamo, eh? Ehi, quando in qua te la fai con le donne? Ciao. 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 Come ti chiami? Manny, scusa un attimo. Torno su. Per Luca e per Antangeli. E questi sono nostri. Nostri? Da quando siamo diventati soci? Non credi che sarebbe ora? Sentite, ragazzi, di questo parleremo quando avrò finito di fare il bici. Ma vi posso dire subito che sarà fiato sprecato. Questo è l'ordine del giorno di oggi. Aldo, tu e Spider prendete i primi tre giri, agli altri penseremo io e Dean. Tu e Dean, eh? E io dico solo una cosa. Se Dean fosse qui, sì che sareste soci. E te ne dico un'altra, che è lui quello che ti ha scaricato, non noi. Ha dei problemi che voi nemmeno immaginate. Ma va a cagare. Con noi è chiuso. Coraggio, Dean, tocca a te muovere, dai. Lo so, ma che cosa? No, così no, posso saltare? Credo proprio che tu sia nei guai. Guarda un po' che cosa. Ma adesso mi hai stufato, tieni tu pazienti, io te li butto giù, così non contano più niente. Forza. Sta attenta, non provocarmi, eh. Non tocca provocarmi, te, altrimenti io reagisco, lo sai, no? Shane vuole il suo latte. Avanti, Shane. Dimmi che cosa vuoi. Vuoi il latte? Allora devi dirmi latte. Mu. Forza, fammi sentire che dici latte. Lo so che puoi parlare. Coraggio. Dean, proviamo a forzarlo un po'. Dagli qualsiasi cosa, eccetto quello che vuole veramente. Può darsi che così finalmente te lo chieda. Tu credi? Proviamo. D'accordo. Vieni, Shane. Vediamo che c'è qui dentro. Ecco qui. Vuoi il latte? E allora... devi dire latte, capito? Avanti, lo so che puoi parlare. Se non dici latte, niente latte. Va bene, come vuoi. Vediamo che altro c'è. Ah, sì, sì, c'è il succo di frutta. Ecco, tieni. Contento, Shane? Beviti il succo di frutta. Sono sicura che sta pensando che siamo due imbecilli. Spero che le sue prime parole non saranno... possibile che tu sia tanto stupido, papà. Io volevo il latte. Forza, apriamo le danze. No, io quella merda non la voglio. No. Mangiami. Così. Avanti. Bravo, Becco. Dio. Ah, che bella. Sei bravissima. Lo so. Dai, rilassati. Ho guardato quella lista di scuole per Shane. Ce n'è una in California che mi piace davvero. In California. Dimmi che cosa vuoi, Shane. Avanti, avanti, dimmelo. Ma quella scuola è piuttosto cara. Venderò la macchina.
ce la farò. Non basterà, io ho delle azioni da vendere. No, Stefani, ce la devo fare da solo. Shane, coraggio, parla, ti ascolto, dimmi che cosa vuoi. Ancora bello. Stefani. Che è successo? Dillo anche a Stefani. Oh, Shane, ma che bella voce che hai. Visto cosa sei riuscita a fare? Mu. Oh, sì, Mu. Sì, Mu. Allora, vediamo un po' di Ma che bravo bambino. Oggi avrai il tuo latte, te lo sei meritato. Luca, quando sei uscito? Questa gente che ti vuole parlare. Saluta il signor Antangeli. Vengo subito. Ciao, Manny. D'accordo, ti ripeto. Ciao, Manny, come va? Tu sei religioso. La leggi la Bibbia? Nella Bibbia si dice che i poveri di spirito erediteranno la terra. Vedo che tu hai cominciato a ereditare le cose mie. Io non ti ho imbrogliato. Nessuna di quelle scommesse è coperta dai soldi tuoi. E chi ha detto questo? Non è questo il punto. Il punto è che mi hai messo in una situazione imbarazzante. Mi devi 13.000 dollari. Se guardi i conti non è così. I conti non lo diranno, però lo dico io. Scusami un attimo. Candy, vieni qui. Ciao tesoro. Ciao, amore. Puttana schifosa. Tu parli troppo, Manny. Ce li hai i miei 13.000. Lì ce ne sono 5.000. Tienteli. Me li posso tenere? Sì. Luca, hai sentito? Questo ragazzo non ha rispetto. Quando è che metti giudizio? Eh? Dove hai messo gli altri? Ce li hai sniffati tutti. Prenditi quei 5.000 e lascialo andare via. La responsabilità è mia, ti do io il resto. Sei al sicuro, ragazzo. Luca è un buon amico.
Però io farò in modo che il tuo spirito di iniziativa non ti prenda più la mano. Mickey? Sì. Qui ci sono i nomi di gente che ci deve quattrini. Tu e Gus andate a spremerli. Va bene. Dite che vi dispiace tanto, ma sono ordini di Manny. D'accordo. Quando avranno finito il giro, il quartiere non sarà più sicuro per te. Via, non ti voglio più vedere. Gus, tienilo chiuso nel retro. Muoviti. La bodega cubana di Morales è ancora sulla 18ª strada? Aspetta, Antangeli, lascia fuori Morales. Portalo via! Ha moglie e due figli! Muovi il culo, stronzo! Sì, sì. Ha una moglie. E è un bel bocconcino. Eh sì, quel ragazzo li sa tenere i conti. Il suo socio, Costello. Sì? Anche lui è sgarrato. Ci vuole una lezione esemplare. D'accordo. Ciao. Andiamo, Candy. T'ha già tirato su come un uguaglione. Non ti riconosco più. Ma come? Sono stato così delicato con te. Non ho aperto bocca. Ma adesso basta con gli errori. Se perdo il controllo del giro passerò da fesso. Chiudi bottega per il weekend, apriremo noi lunedì. E cambia aria. È andato a mangiare dalla madre. Ha detto che stasera torna tardi. Sì, sì, d'accordo, lo faccio. Quando, mo? Ma ti sto aggiustando il cesso. Sì, Shane sta bene, sì, sì. Ascolta, in bocca al lupo per quel colloquio. Può essere un bel cambiamento lavorare in un ufficio. Sì, va bene. Ciao. Ciao. Ho quasi finito, sai, fenomeno? Sai cos'è un orfano? Ehi! Ma dove lo stai portando? Vaffanculo. Ma insomma, che vuoi? Dove porti il bambino? Piccolo. Proprio uno stronzo. Dove sta il bambino? Che se ne fotta del bambino. Forza, tagliamo la corda. Thank you.
cabrón! Quelli là ce l'hanno con te, Manny. E se scappi a loro, non scappi alla polizia. Perché? Ma che cazzo c'entra la polizia? Se la prendono tutti con te, Manny, noi non abbiamo colpa. Abbiamo eseguito i tuoi ordini. Perfino il tuo caro amico Dean ce l'ha con te per quello che è successo al figlio scemo. Sì, per te è finita. Non hai più amici, Manny. Adesso basta. Ehi, calma. State fermi dove siete. Con le mani in alto. Dean. Perché non ti può fregare nessuno, Manny? Che vuoi dire, amico? Fai il furbo. Ti ho chiesto perché non ti può fregare nessuno. Ma cosa vai a pensare? Non fare il finto tutto, avanti. Diglielo che cosa hai fatto al suo bambino, eh? Lui sa tutto. Lui sa tutto, Dean. Se hai dei dubbi, prova a chiedere a José. Quei figli di puttana se la son presa con mio figlio! E quello è stato il loro ultimo errore. Non ne so niente, Dean. Sì, ammazzalo! Che aspetti, ammazzalo? Ma sì, fagli un bel buco in testa, dai! Forza, spara! Avanti, Dean. Pensa a quello che ha fatto a tuo figlio. Forza, falla finita, spara! Sì, spara! Spara! Me l'hai chiesto tu. Cazzo. Perché dovrebbero arrestarmi? Perché? Scommesse clandestine a spaccio. Credevi davvero che te l'avremmo fatta passare liscia, Manny? Uscite con le mani in alto! Dobbiamo saltare, Manny. No, io non salto. No, non salto. Se finisco nelle mani di José, mi fanno a pezzi. Se mi prende la polizia, vado in prigione. E io in prigione non ci voglio andare. Non voglio diventare la fidanzata di nessuno. In prigione non ci vado. Ascolta, Manny. Stavolta ci penso io a pararti il culo. D'accordo? Ora scappo e mi riporto dietro. Il tempo che ti serve per squagliarti te lo regalo io. Puoi sfangarla. Però devi saltare. L'edificio sta andando a fuoco. Uscite con le mani in alto. Sì. Non avete scampo.
Salto. Vai, fratello. Forza con quel tubo! Forza! Sbrighiamoci! Ehi, ehi, guardate! Stanno saltando! Attenti, saltano dalla finestra! Chiamate via radio un'ambulanza! Ormai non fa più differenza. Presto a questa parte! Fate presto! A questa parte! Ma che cazzo dici? Saltare. Che cosa hai in mente? Presto! Portate un telone! Presto, presto, fate presto! Ascolta, no, Manny! Ci ascolta. Ascolta. Per me non ci sono più uscita. No, Manny, non puoi restare qui. Porca troia, me l'hai promesso! Presto! Addio, socio. Porca... Lui non c'entra, è pulito! Coraggio, Manny, salta. Manny... Avanti, salta, che aspetti? Salta! Manny, non lasciarmi qui. Fottiti. Oh, Manny. Manny! Passiamo questa porta! Fermo! Se non ci andate voi ci vado io a salvarlo! Levatevi dalle palle! Fermo! Figlio di puttana! Basta adesso! Lasciatelo stare! Via! Allontanatevi! Lei, dove va? Per favore. Lascialo. Shane, vieni qui. Vieni da papà. Cosa hai raccolto? Una pigna? Eh? Addio, fratello. Sta attento, papà. Oh, sì, 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 sì. Vai, piano. Attento alla testa. Ecco. Vinny, tuo padre è molto giù. Se l'è vista brutta. Lo so. Grazie di tutto. Mio padre ti considera come un figlio. Sì, anch'io gli voglio bene. Senti, potrei parlare da solo con Angelo? Sì, però non è molto lucido. A volte capisce, a volte no. Oggi ha detto una sola parola, Florida. Povero vecchio. Vieni, Billy, andiamo a prendere la roba dal nonno. Marlon Brando ti fa un baffo. Li ho fregati bene. Per quanto tempo farai la commedia? Questo non lo so, però non voglio rischiare.
Finalmente vado in Florida, Dino. Con Vinny e Billy in Florida. Hai visto Billy, mio nipote? Sì, sì, è davvero un bel bambino. Ah, sì, assomiglia tutto al nonno. Stephanie l'ho già salutata prima. Non se la sentiva di venirmi a salutare qua. Teneva paura di mettersi a ridere. Uè, Dino. Sentilo poco. Tu non ci sarai più al mio ritorno. E perciò ti voglio ringraziare per quello che hai fatto. Mi sei stato vicino e mi hai accettato nella tua vita. La sentirò la tua mancanza. Nessuno riuscirà mai a prendere il tuo posto, lo sai, Angela, non è vero? Anche tu mi sei stato vicino. Hai fatto per me più di quanto tu possa immaginare. Eccoli, arrivano, l'intervallo è finito. Ho l'impressione che appena arrivato in Florida guarirò. Aspetta, sposto il sedile. Ecco qua, attento alla testa. Attento, ecco fatto. Questo è tu, prendilo. Bravo. Adesso mettiamo questo e siamo pronti a partire. Tutto a posto? Ah, dove andiamo? A ovest. D'accordo. Sì, andiamo dietro al sole. Get better.